Dopo Monster Hunter World e il remake di Resident Evil 2, Capcom ha riportato sotto la luce dei riflettori anche il brand di Devil May Cry, con l'avvento sugli scaffali del quinto capitolo. L'avventura di Dante, entrata di diritto nell'Olimpo del genere hack and slash, è nata, come molti sapranno, da una costola di Resident Evil 4. In questo video vogliamo quindi ripercorrere le vicende che hanno portato alla nascita della serie, che ha esordito nel lontano 2001 su PlayStation 2. Il personaggio di Dante è frutto della mente creativa di Hideki Kamiya, figlio del demone Sparda, il guerriero dei capelli bianchi e un cacciatore professionista guidato da un singolo obiettivo: vendicarsi delle creature che hanno ucciso la madre. La sua discesa nell'inferno è caratterizzata da scontri frenetici ed enigmi ambientali. Nonostante le numerose differenze, in realtà la missione in Spagna di Leon e quella negli inferi di Dante condividono un passato comune. Lo sviluppo di Resident Evil 4 è iniziato nel dicembre del 1999. Mikami chiese a Kamiya di realizzare un nuovo titolo della serie e lo affiancò a Noboru Sugimura, lo scrittore che pochi anni prima aveva lavorato su Resident Evil 2. Seguendo le istruzioni del director, lo sceneggiatore ha creato una storia che potesse adattarsi ad un gioco d'azione fuori dagli schemi, incentrandola sulla figura del protagonista Tony. In aggiunta, per aumentare il piglio action e la potenza del personaggio, Kamiya ha abbandonato gli scenari pre-renderizzati e la camera fissa della trilogia horror, abbracciando le inquadrature dinamiche e le ambientazioni in 3D. Per dare risalto alle nuove soluzioni registiche, il director ha visitato Spagna e il Regno Unito, fotografando statue gotiche, pavimenti di pietra e altri elementi utili alla realizzazione degli scenari. Sebbene abbiano provato a tradurre il tutto in salsa Resident Evil, gli sviluppatori non sono riusciti a convincere Mikami, il quale considerava il gioco troppo distante dai cardini della serie. Senza nemmeno accorgersene, Kamiya stava creando un prodotto totalmente nuovo. Il prototipo di Resident Evil 4 possedeva innumerevoli qualità, pur non avendo punti in contatto con il genere dei survival horror. Spinto da Mikami in persona, il director ha riscritto la trama del gioco, ambientandolo in un mondo in rotta di collisione con l'inferno. Da qui il riferimento alla Divina Commedia e la nascita di Dante, pensato per entrare in sintonia col pubblico e diventare un'icona. Il resto del cast rimase quello di Sugimura, a riprova del buon lavoro svolto con la caratterizzazione dei personaggi. Annunciato ufficialmente nel novembre del 2000, il progetto ha assunto il nome che l'avrebbe reso celebre in tutto il mondo: Devil May Cry. Thank you. Uscito su PlayStation 2 l'anno successivo, il titolo ha riscosso un successo incredibile, con ben 3 milioni di copie vendute e le lodi della stampa specializzata. Il pubblico e la critica hanno elogiato non solo i protagonisti e l'immaginario, ma anche il combat system, fuori dagli schemi e ricco di trovate. Per dei motivi un po' insoliti, la serie deve molto anche a un'altra opera di Capcom, ossia Onimusha. Kamiya scoprì durante una fase di test che i nemici potevano essere mantenuti in aria se colpiti ripetutamente. Quello che era un bug a tutti gli effetti ha influenzato il game designer, il quale ha pensato di trasformarlo in un elemento di gameplay del suo Devil May Cry. L'esordio di Dante ha sdoganato lo juggling negli hack and slash, precedendo anche il God of War di Santa Monica. I demoni potevano restare sospesi in aria con le pistole Ebony e Ivory, oppure con una serie di veloci fendenti. Le inquadrature dinamiche ed il gameplay erano stati pensati per valorizzare le battaglie di Dante, che rappresentavano il cuore dell'offerta ludica. A tutto ciò si aggiunge l'introduzione del livello di stile nei combattimenti. Kamiya aveva infatti ideato un sistema a barre completo di 5 valutazioni ed il giocatore era chiamato a diversificare le tecniche offensive per ottenere un grado più alto. Oltre ad un gameplay così all'avanguardia, a colpire più di tutto è stato il carisma di Dante, un guerriero a metà tra uomo e demone. Nell'avventura lo vediamo versare lacrime sul corpo di Trish e farsi beffe dei nemici che affronta, ma senza dimenticare la sua natura demoniaca. Attivato il Devil Trigger, l'eroe dai capelli bianchi si trasformava in un essere mostruoso, più agile e potente. Sul piano dell'avanzamento, Devil May Cry abbandonava le ambientazioni interconnesse di Resident Evil in favore di una progressione più lineare. Oltre a combattere demoni, Dante doveva superare alcune sezioni platform, ritrovando degli oggetti chiave indispensabili al completamento di alcuni puzzle. Questa caratteristica è solo un esempio del forte legame tra l'originale Devil May Cry e Resident Evil, i quali hanno in comune alcune somiglianze dal punto di vista della struttura e della caratterizzazione dei personaggi. Dante e Trish non sono poi così diversi da Leone e Ada Wong, né per indole né per sviluppi narrativi. La donna piomba all'improvviso nella vita di Dante e la stravolge, guidandolo verso un incubo.
Il mezzo demone scopre in seguito di essere stato usato e tradito, perché Trish era sotto il controllo del terribile Mundus. Spavaldo e coraggioso, mostra però il suo lato più fragile quando Mundus uccide Trish davanti ai suoi occhi, scoppiando in un pianto sincero e pieno di dolore. Questi tratti caratteriali li ritroviamo nel Leon di Resident Evil 2, il quale si dispera quando crede di aver perso Ada per sempre. Ada. No. Allo stesso modo, in preda al senso di colpa, le due donne mettono a repentaglio la propria vita per aiutare i rispettivi partner. Le somiglianze continuano quando si pensa al finale di Devil May Cry, scandito da un conto alla rovescia che i fan di Resident Evil ben conoscono. Al posto del Tyrant, Dante fronteggia un Mundus ormai morente e per sconfiggerlo del tutto necessita dell'aiuto di Trish. In modo molto simile, in Resident Evil 2 Ada Wong supporta Leon passandogli un bazooka anticarro. Inoltre, per concludere la lista dei punti di collegamento tra Devil May Cry e Resident Evil, vale la pena sottolineare come la fuga con la moto d'acqua nell'atto conclusivo di Resident Evil 4 ricorda il collasso di Mallet Island, con Dante e Trish che riescono a fuggire in aereo. A tal proposito, il castello del folle Ramon Salazar ricorda molto le strutture di Mallet Island, e non solo per lo stile architettonico. Nato da Resident Evil, Devil May Cry vanta persino delle atmosfere decisamente lugubri, rese ancora più inquietanti dalla colonna sonora, che a cavallo tra metal e musica elettronica inquieta i nervi del giocatore, martellandoli con il suono dei passi di Dante e con il rumore delle porte che si aprono. Quello di Resident Evil 4 e Devil May Cry, insomma, è un caso particolare. Da un titolo senza una precisa identità è nato infatti un hack and slash immortale e leggendario. A distanza di 20 anni è difficile pensare che da uno sviluppo così confusionario siano nate due opere tanto iconiche che hanno rivoluzionato i rispettivi generi. Ancora oggi Resident Evil e il Devil May Cry sono due tra i brand più luminosi del panorama videoludico e rientrano tra le certezze che sorreggono il presente e il futuro di Capcom. This is my gig. Leave Nero out of this. Jackpot.